L'Orchestra alla Camera di Perugia nasce nel 2013 e in breve tempo si è subito affermata sia nel panorama nazionale che internazionale come orchestra che affronta vari generi. Il 2020, quest'anno, per noi rappresentava un anno significativo, ricco di impegni. Poi è arrivata la pandemia che ha sconvolto un po' tutti i nostri piani. In quel momento è scattato qualcosa, la voglia di non fermarsi e di comunque provare a continuare a fare musica, di continuare a fare quello per cui abbiamo studiato e per cui abbiamo investito tutta la nostra vita. Il modo di fare questo è stato quello di realizzare dei video a distanza da mettere nel web, nei vari canali social. E da lì è partito il primo video, fatto in modo abbastanza semplice. È ognuno vestito in maniera diversa, uno che registrava dalla cucina, e siamo stati forse i primi a muoverci in questo senso. E infatti è stato il video che subito è stato rilanciato sui canali nazionali. Potere della lirica, l'Acida Rem la mano, eseguita dai fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia e l'invito mozartiano a non abbattersi. E da lì sono nati altri video. E questo ci ha permesso di adottare, diciamo, quello che a noi sembrava inizialmente impossibile, cioè lo smart working nell'ambito della musica classica. Passati i primi timori e un po' di scetticismo, ci siamo accorti che facendo queste produzioni in realtà potevamo avere un nostro pubblico e un nostro seguito. Anzi, ci siamo accorti che il riscontro è stato abbastanza stupefacente, direi. C'è stato un video prodotto quando ancora c'era il lockdown a Perugia con la città deserta, e questo video ha avuto 200.000 visualizzazioni. Abbiamo scoperto un mondo nuovo e abbiamo scoperto anche un pubblico nuovo che prima non conoscevamo. Inoltre questi video hanno permesso anche di far vedere a un pubblico molto più ampio luoghi del nostro territorio, della nostra città, della nostra regione, luoghi molto belli. E quest'estate tornare a suonare in presenza con il pubblico è stata una cosa bellissima. Però l'esperienza dei mesi di lockdown ci ha insegnato che questi mezzi non li abbandoneremo anche per il futuro. Cioè, si può far convivere il concerto in presenza, ma anche l'utilizzo di queste nuove forme espressive e di queste nuove tecnologie. Il nostro lavoro aveva delle regole che sono rimaste sempre le stesse per 4 secoli. Cioè, questa cosa ci ha fatto scoprire un modo diverso, no? Di poter vivere la musica.